In un videogioco, i veri nemici sono i cattivi o gli sviluppatori che li hanno disegnati? Matt Hazard, vecchio eroe degli action anni 80, torna finalmente sulla scena combattendo tutti i suoi nemici, zombie e pistoleri compresi. Ma l'obiettivo finale non è sopravvivere, ma terminare il gioco. Matt Hazard. I started my career back in the 8-bit days. When I was in my prime, I had a string of hits longer than my... Well, let's just say it was long. I tried to branch off in new directions. That was a big mistake. The company that published my games, Marathon Software, never recovered. They almost went under. It Lead, The Return of Matt Hazard per PC, PlayStation 3 e Xbox 360 è di prima acchito un clone di Gears of War, con tanto di telecamere alle spalle e possibilità di copertura. L'originalità di questo gioco risiede nella storia orchestrata dai ragazzi di Vicious Cycle, che vede Matt Hazard, vecchio eroe dei videogiochi anni 80, ormai tristemente in pensione, che inaspettatamente ha la possibilità di fare la sua reentrée sulle console di nuova generazione. Solo che c'è del marcio in questa operazione commerciale. Gli sviluppatori hanno deciso che Matt Hazard deve morire, e per arrivare a ciò, in It Lead, si troverà a combattere in palese inferiorità numerica e tecnologica tutti i nemici già incontrati negli ultimi 20 anni. Meta videogioco allo stato puro, quindi. Noi, nei panni di Matt Hazard, dobbiamo terminare il videogioco del quale il nostro eroe è il protagonista. Il tutto permeato da una forte componente ironica, visto che si passa con nonchalance da soldati a zombie, passando per macellai e alieni, il tutto in ambientazioni varie apparentemente slegate le une dalle altre. Le meccaniche di gioco sono del tutto mutuate da Gears of War. Matt Hazard può ripararsi, spostarsi di copertura in copertura e colpire con il calcio dell'arma quando si trova alle strette con i nemici. Le armi seguono il corso del gioco, pistole e mitra come da copione. Quando poi sono entrati in gioco i cowboy, hanno fatto la loro comparsa i revolver alla Billy the Kid. Toss me another clip! Graficamente, il gioco si pone su un buon livello. Apprezzabili le texture di Matt, un po' meno quelle dei nemici e degli ambienti, mentre decisamente interessante è la distruttibilità degli ambienti, con un vasto numero di oggetti che si spaccano e vanno in frantumi. Pregevoli gli effetti grafici, le transizioni tra un'ambientazione e l'altra, tra un nemico e l'altro, vengono mostrate con un effetto di costruzione poligonale simile al ray tracing, e il sangue dei nemici abbattuti è sostituito da copiose linee di codice blu, mentre le intrusioni degli sviluppatori, che tentano di cambiare le carte in tavola, vengono segnalate da disturbi video che rendono mossa e inintellegibile l'immagine. La prova è stata troppo breve per tentare di dare un giudizio di merito, però gli scontri a fuoco sono sembrati decisamente frenetici e ben congegnati, con una buona intelligenza artificiale dei nemici, tutti intenti a scambiarsi di posizione per accerchiare il protagonista. Resta da vedere quanto l'originale concept del gioco possa reggere sul lungo periodo, senza che tutto diventi una ripetizione piuttosto stucchevole, anche se divertente, del meglio e del peggio degli ultimi 20 anni del genere action.